Una lingua in 3 minuti? Giapponese! Il giapponese è una lingua parlata esclusivamente in Giappone e in numerose aree di immigrazione giapponese. I documenti cinesi del III secolo registravano alcune parole giapponesi. Durante il periodo Heian, il cinese ebbe grossa influenza sulla lingua giapponese. Il giapponese tardo medio vide poi cambiamenti nelle caratteristiche che lo portavano più vicino alla lingua moderna. La presenza dell'uomo in Giappone è attestata da 10.000 anni. Oggi ci si divide tra considerarla una lingua uralo-altaica, parente del mongolo o del turco, o una lingua isolata. Ma forse si tratta di una lingua parente delle lingue malesi e indonesiane. Prova dell'eventuale parentela con il mondo indonesiano-malese sarebbe rappresentata dall'unico popolo non giapponese presente in Giappone. L'Ainu parlerebbe un perfetto mix di giapponese e indonesiano. Il giapponese dispone oggi di ben 4 alfabeti diversi, il che rende questa lingua una delle più difficili del mondo. L'influenza della potentissima Cina ha visto i giapponesi all'inizio scrivere solo con i caratteri cinesi. Questo sistema di ideogrammi, però, male si adatta alla lingua giapponese. E questo ha portato i giapponesi ben presto a creare nuovi ideogrammi semplificati, chiamati kana. Ma le cose si complicano perché i giapponesi hanno due sistemi di kana distinti, il katakana e l'hiragana. Infine, hanno anche il nostro alfabeto, utilizzato in tutti i casi in cui l'uso degli altri 3 sistemi diventa troppo complicato. I 3 sistemi di scrittura, hiragana, katakana e kanji, vengono utilizzati contemporaneamente. Il kanji per le radici, l'hiragana per i suffissi e il katakana viene utilizzato ad esempio per parole straniere o onomatopee. Questo sistema di scrittura è sicuramente il più complesso al mondo e ha impedito al giapponese, parlato da ben 100 milioni di persone, di diffondersi. I giapponesi però lo giudicano sacro e intoccabile. Per fortuna però almeno la lingua non ha i toni. La grammatica è terrificante, il verbo è sempre alla fine ed è una delle cose più difficili della lingua giapponese, che lo forma con suffissi, prefissi come una specie di puzzle. Pensate che esistono verbi diversi per esprimere la stessa cosa in base alla persona che agisce. Il giapponese però assorbe molto facilmente parole straniere. Singolare la parola yama, che significa montagna anche in turco. Abbiamo molto da imparare dalla cultura giapponese, ad esempio il detto anayori dango, che significa meglio i gnocchi di riso che i fiori. Oppure derukui wa utareru, che significa che se spicchi dalla massa devi aspettarti anche le critiche. Affascinante Giappone col suo sushi, i manga, Sailor Moon, i samurai, le geishe, il kimono e il magnifico Monte Fujiyama, dal quale vi saluto per la prossima lingua in 3 minuti!